Ciao ragazzi, namaste. Oh, Nini, cazzo! Mio vicino di casa con un pandino del cavolo corre come un disperato. Poi qua sono tutte curve, la strada di montagna. Va bene, niente ragazzi, sono contento. Da anni che seguo Mirko Jax, alias, no, Mirko Bonnet, alias Mirko Jax, che gli devo dire mi ha fatto compagnia tantissimo tempo. Io ne ho avuto un incidente in parapendio in Marocco, sono dovuto stare lì un bel po' a Marrakesh, e tra quello che potevo fare, stare lì fisso a letto, guardavo i suoi video e mi divertiva un sacco. Ma non era sposato, era giovincello e aveva anche qualche chilo in meno, ma era sempre un ciccio micio così grosso. Però ultimamente, minchia, vabbè, niente, si è americanizzato anche lui. Sì, questo volevo ringraziarli perché si è iscritto al mio canale. Yeah! E poi mi ricordo che aveva il suo dentista, era rumeno, il suo dentista in Stati Uniti. Era rumeno, sì. Poi ogni tanto nei suoi video parlava dei paesi dell'est, nominava anche Romania, non ricordo adesso, e mi è stato simpatico perché mai ha detto qualcosa di male, cazzo, anzi è uno di quelli che difende, cioè non difende, per me è tipico non razzista, cavolo. Guarda, ha sposato una della Sardegna. Ciao Marta. Vabbè, simpaticissimi. Come i nostri amici in comune, Elena e di Monaco. Simpaticissimi. Vabbè, niente, ho già detto questo in un altro video. Cavolo, qua è arrivato l'autunno. Però bellissimo, bellissimo, bellissimi colori. Adesso non vedo l'ora che torna buona per volare. Adesso c'è vento che arriva dal nord. Quando è vento che arriva dal nord non si può volare. Nei certi posti si può volare, ma qua dove vivo io no. Aspetta che torna buono per fare un volo, perché adesso tutti questi colori che li vedi volando sopra il bosco, sopra così, è bellissimo. Cioè questi marroni che partono dal giallo, poi passi sopra i pini che sono rimasti verdi, certamente, ovviamente. Saluto anche Adriano Polo. Adriano Polo, il mio mitico Adriano Polo, ma figurati, come no. Anzi, sì, ha detto che perché non faccio un video decente quando volo? Perché ho la GoPro, è abbastanza vecchia, quella nuova quando ero in Nepal mi ha convinto un nepalese di venderla. Avevo la 4 Black Edition e adesso mi accontento di una cinesata, cavolo. Ma in Nepal, ragazzi, per quanto sono lì, non dico poveri perché è brutto, però per quanto non hanno soldi, vogliono solo le robe firmate. Cioè, per loro non si può usare la cinesata. Io invece riesco. E Adriano Polo, se vuoi dei bei video, money. No, per favore, non accetterei mai
Ma sì, che accetterei, figurati. Cioè, se uno mi dà i soldi, come no? Devi essere imbecille a non accettare. È così bello, cazzo, quando ricevi qualcosa a gratis, senza fare un cazzo. Però no, avete ragione. Se aumentano un po' gli iscritti, poi per il rispetto di quelli che ho, dovrei fare dei video un po' più decenti, no? Adesso questi in macchina sono... questo è il tempo che ho a disposizione con l'iPhone. Però, infatti, dovrò fare bellissimi, bellissimi video. Un altro discorso, quelli che fanno i video e che mi seguono, mi devono dire come cazzo fanno a caricare video lunghi in 4K che sono pesantissimi. Io questi cazzi di video impiego ore e ore a caricarli. Vabbè, lasciamo stare il discorso che avete una linea internet molto potente con alta velocità. E dove vivo io sono 8, 9 giga, 7 giga, che ne so, in download, e 1, 0,8 in upload. Sono un schifo, cazzo. Però una volta è successo che ero andato via e non ho pagato la bolletta, mi chiamavano anche alle 9 di sera. Signore, ma se no rischia la sospensione. Oh cazzo, ma se... Mamma mia. Cioè, ho capito. Ho ritardato un attimo la bolletta e ti chiama come idioti. Ma se hanno un guasto sulla linea, arrivano dopo una settimana. E cos'altro volevo dire? Ah, adesso un po', cioè, se notate, da quando ho cominciato a fare così video, a parlare, mi sono un po' sciolto, perché all'inizio tutto timido, tutto con le mani nei capelli. Sì, perché non è facile. Adesso mi sono un po' liberato dall'ansia della prestazione. Sono un po' più, parlo un po' più liberamente, un po' più sciolto. Perché non è facile, cazzo. Ragazzi, guardate che non è facile, senza avere una scaletta, senza farti un elenco di quello che vuoi dire e prepararti un po' di cose. E non è facile stare davanti o guidare e stare davanti a un telefonino e parlare così liberamente. Cioè, è da scemi, cavolo. Cioè, veramente. Apprezzate quelli che fanno così, perché non è facile. Ne ho visto dei video dei youtuber in internet, molto famosi, che fanno anche dei bei video, è vero. Però sono spezzati a 30 secondi, cioè non 30 secondi, a 3-4 secondi. Poi tagliato, poi ripete. E un discorso così fluido è spezzato in mille parti, cavolo. Perché così è facile, ti esce bene, non sbagli, non fai grammaticalmente, non fai errori, soprattutto a me che sono straniero, non, cioè, se facessi così avrei un linguaggio letterario come magari Sgarbi. Comunque, non lo so se mi guarda, ma lo taggerò, così il mio amico, no, non adesso, dai, non adesso, più tardi. E mi scrivono anche altri ragazzi: Daniel, hai visto il Claudio Texano, chiede ancora soldi. Ma non sono cazzi miei, sa della sua faccia in gioco, non sono cazzi miei. Io ne ho visto l'ultimo video. No, ieri ho guardato qualcosa, dopo che ho sentito mi ha scritto quel messaggio, ho visto che era lì in un garage dove c'era un macchinone della Madonna, e lui ha detto che invidia, che invidia, che invidia. Poi un video prima parlava sempre di soldi, che fa, mamma mia. Ma più parli, più ne vuoi, più non ne hai, cazzo. Stai tranquillo, cavolo.
Anche perché, porca troia, $6,000 al mese. Io, minchia, se avessi $6,000 al mese, non lo so cosa fare. Fare la vita da... Porca miseria. Una bella vita. Va bene, niente ragazzi, perché cazzo ultimamente vedo che, essendo più sciolto, mi allungo tanto con i video, cavolo. Prendi il gusto, poi dopo dimentichi che... Vabbè, namaste ragazzi, ciao.